Il lavoro collettivo Donna E rappresenta una panoramica affascinante e diversificata di interpretazioni artistiche sull'universo femminile. Ogni artista offre una prospettiva unica, creando un mosaico ricco di significati e emozioni. Palma Ceto emerge come una pittrice figurativa che sfida le convenzioni accademiche, dando al colore il ruolo primario nelle sue opere. La visione della donna come sogno e essenza primaria della vita, integrata con il cosmo, offre una interpretazione liberamente sperimentale e riflessiva. La ricerca introspettiva affiora nei suoi dipinti, contribuendo a una narrazione più ampia. Anna Musico. La sua abilità nella manipolazione della carta crea opere che analizzano il corpo femminile e affrontano il tema del dolore in modo eroico. La sua capacità di trasformare la materia in forme graziose e originali aggiunge profondità e autenticità alla sua espressione artistica. Renato Marchese. Si distingue per il suo sguardo osservatore sull'universo femminile, utilizzando colori pastello e sovrapposizioni di volti per enfatizzare il modo di guardare la contemporaneità. L'enfasi sulla solidarietà femminile contribuisce ad una prospettiva più ampia sull'esperienza delle donne. Francesca Paciello, Opa. Concentra la sua arte sul ritrovamento di sé attraverso la solitudine costruttiva e la bellezza delle espressioni che racchiudono le battaglie superate. La sua interpretazione dell'arte come strumento di autoesplorazione aggiunge un elemento personale e intimo al collettivo. Anna Colarullo. Con la sua raffinata eleganza dipinge donne che si mettono a nudo, sottolineando il fascino del mistero e il rapporto tra sicurezza interiore e incertezza esteriore. La sua fusione di atteggiamenti aristocratici evidenzia la complessità dell'essere e dell'apparire. Lina Toraldo, attraverso il mosaico, crea opere tridimensionali che esplorano la voglia di evasione e la ricerca della realtà. La capacità di giocare con i tasselli e modificare il carattere bidimensionale delle composizioni aggiunge profondità alla sua rappresentazione artistica. Fiammetta Atripaldi. Nei suoi disegni pastellati offre una critica della donna nella società odierna, sfidando gli stereotipi e sottolineando la ricerca della libertà oltre la bellezza. La sua rappresentazione concettuale della donna come galassia di anime contribuisce a una riflessione sulla complessità dei desideri femminili. Raffaella Fuscello, con uno sguardo critico sulla violenza sulle donne, utilizza simboli come il melograno per evidenziare la necessità di porre rimedio a questa realtà. La sua opera, Grani senza scarpe, offre un commento potente sulla violenza domestica, mettendo in evidenza la necessità di proteggere la continuità della specie. Erika D'Elia, con il suo immaginario intimo e vissuto, costruisce opere che esplorano le ambizioni, la creatività e la conoscenza artistica della figura femminile. L'uso della tela come guscio protettivo che accoglie e accarezza la figura, la protegge dal malessere di una società che non riflette il suo sentire, aggiunge un elemento di vulnerabilità e riflessione sulla società circostante. Complessivamente, la collettiva Donna E offre una visione poliedrica e potente dell'esperienza femminile, con ciascun artista che contribuisce in modo unico e significativo al discorso d'insieme.